Ciao, bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere questo caro che tutti quanti fanno la corsa per averlo. Cioè il 50 TP che Wargaming ha messo come regalo per missione di clan per le medaglie fratelli di armi. Più ne fai, più riesci a prenderlo prima e quindi ci sta questa grande battaglia di 50 per 50 TP. Quello che ti posso dire alla prima vista non è un granché, non ha corazza, quasi poco, quasi nulla, perché siccome vedi lo scafo tutto è tutto giallo, l'unica parte dove c'è un po' più corazza è sulle due guance vicino al cannone, poi del resto è tutto bucabile, davanti, da dietro è tutto, vabbè la turretta c'è un po' di 6 scremi verso arancione, c'è questa... diciamo questo al lato qua la spaziata, quindi secondo me si dovrebbe evitare di spararlo di lato sotto qua dove devi sparare più sopra, così sei sicuro di andarlo a colpirlo. Che ti posso dire, alla prima vista non mi sembra un granché, corazza poca, quindi non mi sembra un gran caro. Tutti quanti fanno la corsa per averlo, per fare le battaglie blotone e tutto il resto. Non lo so, mi sembra troppo una... Perché Wargaming non è che regala sempre dei cari OP, quindi se vuoi cari OP devi mettere mani al portafoglio, li devi shoppare, perché tutto quello che Wargaming fa, eventi, roba varia per cariche... Uno riesce, diciamo, a prenderlo per le battaglie, cose che fanno, non dà mai cari buoni, dà sempre cari che magari dopo non vengono, vengono poco buffati perché hanno sempre fatto così la Wargaming. Ultimamente stanno facendo un po' di più perché c'è l'altro game di tanchi, Tank Company, che secondo me si sta avvicinando a Blitz, quindi hanno un po' paura, hanno la carota dentro il sedere e stanno facendo un po' di più, diciamo, anche facendo tornei 2v2, 3v3, che magari c'era poca gente online e non riuscivano a fare le squadre di 7, quindi si sta organizzando. La cosa curiosa che vedo su questo car è questa, non lo so, diciamo la faccina qualcosa, mi sembra una faccina sullo scafo davanti, non so cosa sia, però è una cosa strana. E niente ragazzi, come detto, la prima vista non mi sembra un granché. Dai, andiamo a provarlo in battaglia, vediamo se riusciamo a dingare qualcosa, magari in side scraping, in cooldown, se non ci becca sulla cupola, perché comunque la cupola è abbastanza visibile, però sotto la cupola, come si vede, la parte di sotto è un po' arancione, quindi secondo me lo spazio di mirarti, di sparare nella cupola sarà piccolo. E niente, dai, andiamo a battaglia, vediamo come spara e tutto il resto. Andiamo un attimo, prima di andare voglio vedere con le carte. Allora, nel DPM qua c'è cioè 1941 danno per minuto. Come vedi la corazza non è un granché. Vedo il tempo di ricarica, siamo su 13 secondi e 6, quindi come un pesantone, però non so quando riusciamo a fare danno come Max, che role ne fa in battaglia. Eccolo qua, come già detto prima, qua siamo sull'armura spaziata, questa qua, quindi secondo me non devi sparare su questa con le gold AP o le ETA AP, diciamo, quelle sono le gold, perché l'armura spaziata non riesce a fare tanto danno. Quindi è da evitare di sparare sulla spaziata con le gold AP. Quindi vediamo qua. Voglio vedere una cosa interessante. Qua mi porta. Allora, qua abbiamo HP Pavement 50. Il danno per minuto 2194 senza nessun equipamento. Se ne mettiamo l'equipamento, ci riusciamo a fare più di danno con 161, quindi facciamo 2305. Questo è.
Volevo vedere un attimo allora. Ok, Mobility Gun è di qua. Fammi vedere qua se riusciamo. Allora, il spot, sì, spot è 282, comunque spotta tanto, per essendo un carro pesante, spotta abbastanza, non è male come spot. Ci sta, è un bel carro. C'ha la depressione 8 gradi, non è male. L'evaluazione sta a 20, quindi non è male. Ha una bella torretta, gira bene, quindi ci sta per fare l'evento di clan. Ci sta. Comunque, ti posso ricordare che ci sono 19 giorni per farlo. Non è che devi farle tutto in un giorno, però comunque, prima lo fai, prima ce l'hai e prima ci giochi. Questo è tutto. Ok, questo è il carro, l'abbiamo equipaggiato, abbiamo messo qualcosa per la ricarica, qualcosa di più, quindi adesso stiamo caricando 11.45, abbiamo messo le varie cose che tanti usano per migliorare un po' quel carro, il motore, roba varia, miglioramento del cannone, il puntamento e roba varia. Quindi qua abbiamo messo un poco sulla ricarica, vediamo se riusciamo a bucare un po' di più. La camo leggendaria ancora non ce l'abbiamo messo sopra. Però diciamo che ci può stare una bella camo, però è abbastanza carina pure quella, quindi si può fare di più con le camo, ok? E niente, dai, andiamo a provarlo in battaglia. Ricordo che ci stanno tanti plotoni, strano perché adesso non sono un plotone. Che per l'evento ci stanno migliaia di gente per fare questo carro, quindi andiamo un attimo a vederlo com'è. Tengo pure a ringraziare mio compagno di clan Luca, perché lui ha fatto subito il carro, ha giocato, quindi me l'ha prestato per fare questo video. Io ancora sono un po' dietro. Quindi vediamo un attimo qua. Ok, sono una. Non abbiamo spotato nessuno qua ancora. Ecco, abbiamo indicato 400, strano. Facciamo un po' di side scraping. Non è che funziona tanto. Mi ha bucato sulla parte laterale vicino al cingolo, quindi no, Iso no. È un pesante con una buona mobilità, però vabbè, quello si è messo davanti al proiettile, vabbè. Grazie, andiamo su Emil, vediamo un attimo. Abbiamo negato un altro. Secondo me per Dinga perché. La parte anteriore è molto strana, guarda, come se guardi è abbastanza angolata per. Quindi secondo me fa dingare molto perché è un po' angolata la corazza davanti. Infatti i due ding li ho avuto sulla parte frontale dello scafo. E mi hanno bucato laterale. Quindi questa cosa secondo me si deve giocare un po' più. Vabbè, non so dove è andato il colpo. Il tipico di Wargaming. Dingato. Mi hanno fatto il motore, non so dove sia questo motore. E sono morto. Quello che ho visto io ti riescono a bucare molto laterale. Infatti tutti i buchi che ho tutto laterale. Se vai sullo scafo non riesci. Non ti riescono a bucare tanto. Come già detto, è abbastanza inclinato sulla davanti. Quindi questa cosa comunque è una cosa bella, che ha la corazza un po' strana davanti, oppure quella faccina che ho visto prima,
Sì, sarà un paio di occhiali, si vede qualcosa del genere. Solita cassa Wargaming comunque. Vabbè, ma comunque questa penso che la vinciamo perché sono più di HP, ma non più HP nostri. Questi mandano in quel paese uno con l'altro. Il solito game. Anche l'hanno tirato giù a quello. Ok, 50 mi spara per terra, vabbè ci sta perché comunque è sera, se hanno fatto qualche bicchiere di birra, qualcosa, quindi sparano per terra. Si fanno la birra poi vanno sui carri armati, non ho capito il motivo. Comunque, 50 rubato lo a chi, vabbè ci sta. Ci sta, ok, vediamo pure altro gameplay. Poi volevo vedere in una stanza, volevo vedere un attimo. Come mi vedono la corazza? Perché sono strano qua davanti come vedo la corazza. Qua fa vedere con tutt'altra cosa che mi vedevo io sulla GX. Qua c'è un sportellino, qualcosa di strano. Dopo vado in stanza a vederlo. Volevo vederlo davanti. Come lo vedono, perché l'ho trovato qualche volta in battaglia, però non ho riuscito ancora a vederlo bene a bocale, perché comunque quando vedono la gente ti vanno a focussare tutti quanti, quindi non hai tempo nemmeno di sparare bene, di guardarlo. Ok. River, ok. Io vado su C, vediamo se. Vabbè, un po' di grande pressione di giocarlo su C perché comunque abbastanza. 92 dove vai? Sì. È abbastanza grande pressione, quindi tu su C lo riesci comunque a giocare, eh. Ok, se si è scappato, chiedono ricarica. Magari capo la basicina nel frattempo che i bot fanno il giro. KV4, M100. Comunque da belle sberlate, non è male come cannone. Sì, riesci pure a penetrare tanto perché come hai visto il KV4 lo vedevi abbastanza parte nere. Sì, è bello, come è fatta la corazza, è strana, per quella pure Dinga. Passiamo una gold. Il cannone è bel preciso, comunque sì, è un bel Tier 9, è un bel pesante di Tier 9. Vediamo se pusho, se mi riesce a bucare, vediamo dove mi riesce a bucare. Ecco, ho bounzato pure un altro. Mi hanno graffiato la vernice, mio amico mi manda col paese, vediamo con le HE 453, non è che ha fatto tanto perché comunque andiamo su questo. Il mio amico mi fa portare caro in carrozzeria perché l'ho fatto graffiare 395 di roll. Ok, questi sono due dietro. È molto agile, non è male. Secondo me è un bel Tier 9 perché più lo giochi più lo impari, quindi diventa qualcosa di più che lo usi meglio, quindi devi fare comunque più battaglie sopra perché non riesci a imbarrarlo in due battaglie. Questa è la seconda battaglia che faccio, quindi per la prima impressione posso dire che ci sta. Ci sta, ha un bel cannone, la ricarica 11 secondi, poi magari se attivi qualcosa puoi pure scendere qualcosa di più. Siamo su 2000 danni, quindi abbiamo dingato pure qualcosa, quindi due ding e uno ricevuto, però comunque ci sta.
Andiamo in stanza e vediamo in stanza come ho fatto pure una missione fa. Andiamo in stanza e vediamo in stanza come lo vediamo. Passiamo nella stanza, così vi faccio vedere pure l'armatura che lui ce l'ha. Quindi io ho il 75, quindi è comunque un bel carro pesante. E se guardi, dove ti ho spiegato prima della corazza un po' strana, infatti anche qua si vede. Ci sono vari punti piccoli che tu riesci a sparare, per esempio se spariamo qua verrà rimbalzato, però comunque ci sono vari punti piccoli che non riusciamo a spararlo. Sotto lo scafo qua a destra e a sinistra, poi qua in mezzo non so se entra, vediamo se entra qua. Sì, entra pure qua su quel strano oggetto, non so cos'è. Riesce a entrare, quindi se lo trovate in battaglia comunque cercate di spararlo con questo oggetto sotto la corazza, sotto la torretta, scusate, come tutti i carri in piastra bassa. La torretta comunque è bella corazzata, c'ha due, puoi sparare sulla cuppola e poi anche sull'altra, perché come vedi qua riesce a bucare, comunque riesce a entrare, ecco. Quindi se lo trovi cerca di sparare in cupola o dall'altra parte. Come ti ho fatto vedere prima sull'armura, infatti se vedi sulla cupola sotto si vede sempre un po' rossa. Quindi secondo me, fammi vedere se qua non dovrei entrare perché comunque su è rossa la corazza. No, sono entrato comunque. Un fake armor là sopra sarà, perché comunque riesce a entrare in cupola come tutti i carri che hanno una cupola. Comunque, queste vediamo da laterale. Questa è la, ecco, infatti se vedi qua si vede la spaziata. Infatti qua se spariamo un HE vediamo se li facciamo danno. Facciamo poco perché comunque c'è la corazza spaziata. E se spariamo con una P, secondo me lo andiamo a dingare. Che comunque dobbiamo andare proprio di fianco al carro per farla entrare. Infatti, vedi? L'abbiamo solo traccato. Questa cosa della spaziata è molto carina, perché comunque ti fa perdere, diciamo, colpi, ti fa perdere tempo e roba varia. Vabbè, di lato tutti quanti i carri sono bucabili. Qua entriamo pure con le HE da dietro, quindi sì. No, che vi posso dire, se lo trovate frontalmente, quindi o piastra bassa, perché il punto di sparare, diciamo, è più grande, è più probabilità di penetrare il colpo a segno, che se vai a trovare il torretta, se vai a trovare guanci, roba varia, stai 3 ore. Quindi se lo trovi sotto o questa non so, questa cosa strana che con un sportellino, non so che cosa hanno messo la Wargaming qua. C'è anche un piccolo sportellino. E lo buchi. Vediamo un attimo un side scraping. Se mi fai un po' di side scraping, fammi vedere come. Ok, vediamo un attimo se riusciamo. Sì, side scraping. Sì, perché lui c'ha quella corazza strana lì. Sì. Se buco qua, vabbè, ma se è mosso, dovrebbe stare un po' più angolato. Se deve uscire un po' più dritto, così, tipo così, se esci così, sì. Così riusciamo a dingarlo. Infatti, quindi ti fa perdere colpi, però ti ricordo che lui perde dei consumabili per aggiustare i cingoli e roba varia. Vedi, se va avanti dietro sulla coppola là, quanto è nera e quanto è rossa, quindi quel punto lì non lo pensare proprio. L'unica speranza di buttarlo giù, secondo me, è spararlo qua al cingolo. No, l'abbiamo solo traccato. Se no, dobbiamo provare quando fa la side scraping, dobbiamo dibucarlo qua sotto la torretta. Se lui va indietro, ecco, qua riusciamo a bucarlo. Quindi se lo trovate in side scraping, fatelo uscire fuori. Non sparate il lato di sotto perché dinga. Come hai visto, già c'è la corsa spaziata. Quindi prova di spararlo sotto la torretta, quel piccolo spazio. Se te lo trovo frontalmente in piastra bassa, metti l'adrenalina.
e spara i colpi a palletta fino a quando rimane senza colpi. Perché lui comunque ricarica veloce e buca tanto. E io penso pure il 75 lo riesce a bucare anche in turretta. Sicuramente, vedi, lui riesce a spararmi vicino al cannone come tutti i carri che bucano. Comunque è un bel carro, ragazzi, e niente, che vi posso dire, un bocca al lupo per prenderlo. E niente, ci vediamo nel prossimo video, ragazzi.